Allora, abbiamo appena sviluppato gli hashtag, signori. Quindi 10 10 10, bravi tutti, bravi tutti. E perfetto, perfetto. Andiamo a guadagnare un pochino di più. Adesso fanno anche le reaction qui. Vediamo, 10 10 10, bravi tutti. Non ce n'è per nessuno, signori, non ce n'è per nessuno. Continuiamo su questa linea. Allora, qua questa iconcina, non saprei. Ah, no, questa forse perché la dobbiamo ricercare. API documentation. Facciamo, vediamo chi può farlo. 91, vabbè, più di 91 non credo che si riesca ad avere. Vabbè, dai, 91, tu ricerca questo, credo che possiamo fare anche quest'altro. 91, vai, ricerca direttamente questo e buonanotte. Intanto ricerchiamo quelli, ricerchiamo quelli. Grazie Gabon Lebon per your ride. Bonsoir, bonsoir. E appena finite queste, andiamo a ricercare ancora un po' di robette lì, perché comunque aumentano. Ok. Non so se ci aumenta anche la... vedi, adesso ci ho tolto il baracchino. Allora, amici raccomandati, va bene, per aiutare gli utenti appunto a connettersi tra loro. E quindi a questo punto direi di fare in questo caso molto sulla usability, tecnologia anche, perché deve ricercare questa cosa. Estetica, il giusto, penso. Se ci voglia... discreto quantitativo di tecnologia per sviluppare sta cosa dei consigliati. Grazie Silvia R, grazie per i 19. Ben ritrovata Silvia, grazie mille per i 19 mesozzi. E un sulle mani ad Woman Games per la sub giftata. Sulle mani per Woman Games. Grazie Alona, grazie mille per la sub giftata. Elcon, mi raccomando, ringrazia Alona per la sub che ti ha gentilmente offerto. Usiamola, va bene, usiamola. Che fa? Non ti fidi. Quindi che stiamo facendo? Stiamo ricercando una cosa, ma nel mentre ne possiamo fare anche un'altra. Fotoalbum. Help users to organize their photo. Ok, per organizzare le foto degli utenti. E in questo caso, quindi, direi che... ah no, ci manca una persona per lavorare. Vabbè, aspettiamo allora. Però vedi che ti cambia l'ordine delle icone, così se tu vai in automatico sbagli. È fatta apposta. Sto monzi. Maledetti. I contratti non ci interessano al momento, anche se li possiamo fare per accumulare un po' di soldi, ma non credo sia necessario. Bravi tutti anche qui. Poi andiamo a migliorare anche quelle feature, ma al momento non ci interessano. Facciamo questa qua delle fotine, il fotoalbum. Quindi come detto, quelli raccomandati. Allora, per il fotoalbum un po' di estetica credo che ci voglia, ma anche usability e tecnologia, perché qua organizzare le foto per scegliere quale album deve essere pubblico, privato e per gli amici. Quindi estetica forse fino a un certo punto, usability e tecnologia. Estetica non è che poi te fa meglio l'album, decide solo se essere pubblico o privato, credo, mo vediamo, azzardiamo. E nel mentre forse riusciamo a fare anche questa qua. 5 persone, 10 l'abbiamo. Training topic. Questo, vediamo se ce ne abbiamo 5, perfetto. Questo in realtà usability, ma probabilmente molto più tecnologia. Un po' di estetica ce la mettiamo. Poi nel caso fissiamo strada facendo, eh. Allora, al momento stiamo aumentando anche i nostri guadagni. Non so se in linea di massima stiamo anche prendendo un po' più di gente in giro, se abbiamo solo speso soldi per il mondo. Ma pure i colori, non si capisce che cazzo sono. Ti farebbe pensare che hai la maggior parte dello share, ma non è detto, perché pure qua
Secondo... No, non ho la più pallida di che cosa possa significare. Qua comunque gli utenti sembrano quei quattro stronzi, so, eh. Io ci ho speso pure per costruire l'antenna e fare le campagne di marketing. Che a quel punto converrebbe pure togliere. Se veramente la popolazione è di 817 persone, che cazzo di marketing sto a fare qua? No? Cioè, active marketing. Io la levo. Che cazzo mi... Che mi vuole portare questa? Magari andiamo qua, dove in linea teorica ci dovrebbe essere più persone. Non lo so, quella non si capisce benissimo, onestamente. Però. Ci guarderemo. Intanto facciamo un po' di future, che comunque con quelle maciniamo sportiveggianza. Mo fa teste due, magari vediamo se devono andare un po' in vacanza. 10, 10, 10, bravissimi. 10, 10, 10, sono troppo pro questi, eh. Sono troppo pro. Bravi tutti, pubblica, vediamo. Niente, non era una buona cosa. Vaffanculo, stronzo. Allora. Date un po' in vacanza tutti quanti, che ve la siete meritata un po' di vacanza. Non tutti, eh. Vabbè, Calvin non ha fatto un cazzo. Vabbè, va. Solo perché sennò rimane da solo in ufficio. Perché abbiamo pubblicato quell'articolo e poi là vai sempre a caso. Non sai mai se ti possa portare bonus o malus. In questo caso malus. Bene. Allora, questi sono tornati. Anche questi. Quindi in linea teorica siamo già pronti per tornare al lavoro. Allora, aspetta, questo cos'è? Ah, 91%. Ma sì, che più di questo non si fa. E andiamo a sviluppare anche questo qui. Creare gruppi. Allora, calcolate che qua statistiche raccomandate erano 15, qua 11, quindi è pure facile da fare. Alcune un po' di più, alcune meno. Siamo arrivati qua che... Vabbè, pure qua usability maggiormente, un po' di tecnologia, un po' di estetica senza esagerare. Bravi tutti. Beh, poi andiamo a vedere un pochino, ma onestamente non saprei, perché il marketing effettivamente non è fatto benissimo come cosa, eh. Non è ben comprensibile, se vogliamo dirla tutta. Allora, gli sticker. Ok. No, qua non bastano le persone. Qua, ce ne vogliono addirittura 8. Vabbè, allora aspettiamo. Anzi, nel mentre magari facciamo quella avanzata di queste. Quante persone ci vogliono? Sempre 7, niente. E adesso iniziano a richiedere un po' più di persone sti lavori, però ci stanno. Magari nel mentre mandiamo... Vabbè, scopriamo i mercati. Studi regionali. Ma qua penso che basta che ci mandiamo uno a caso e via. Vai, Calvin. Alfi, tu non sei buono, quindi ci mandiamo Max. Questi che stanno senza fa niente. 87. 87 sei un po'... quelle. Va bene, attendiamo. Grazie al Oldroger per gli 8 mesi. Grazie Oldroger, grazie mille per gli 8. Non avevo sentito il pop-upino. Troppi pop-upini in game. Ok.
Beh, le vacanze purtroppo questi le richiedono. Purtroppo questo è quanto. Eh sì, fai quello che devi fare. E sviluppa la feature che dicevamo prima, che ci vogliono 7 persone, adesso ce l'abbiamo. Gli sticker, raccomandati, 7 ce li abbiamo. Allora, gli sticker, usability, un po' di tecnologia e un po' di estetica, un po' meno questa magari. Su sticker, un po' di eleganza magari ci vuole. Allora abbiamo fatto un po' di studi regionali, vediamo qua come quanta 226k signori qui, popolazione come se piovesse. Qua non c'è un cazzo di nessuno invece. Vedi? Qua dobbiamo spingere, signori, qua si spinge in Cina style. Allora, pure qua zona un po' con popolazione abbastanza prepotente, direi 88, vai. Poi pure qua 89. Vabbè, vai tu tanto nel mentre. E magari qua iniziamo a spammare un po' di building, no? Allora, connettività è quello che è, però mo ci mettiamo prima questo. Branch office. Una cosa alla volta, signori, costruiamo là che c'è gente. Direi che quello è il mercato più prepotente. Noi al momento questo qua era il più prepotente con 23k, no, 35k zona Francia più. Yes. E qua 226k. Onesto, onesto. Company status qua. Vabbè, poi pian piano miglioreremo. Comunque sono interessati al gaming e un po' alla chat. Ci sono un sacco di giovani, quindi gaming, giovani e si vola. Vai. La facciamo anche, costruiamo pure l'antennina, sì, sì, non ce ne fa un cazzo. Facciamo gaming giovani, magari spammato da una celebrità. Porca la puttana, estetica abbiamo sbagliato. E questa me la rifate subito. Non esiste. Me la rifate advanced direttamente con gli stessi. Un po' meno tecnologia, un po' meno usability e un po' più estetica. Vediamo. Vai col branch office. Bravi tutti, fatemi subito anche la connectivity qua, Questo... Vabbè, la home base comunque... Dovremmo togliere la... Io credo che dovremmo andare qui, building, togliere la home base, che è appunto la sede centrale della... Perché giustamente non è che puoi tenere sedi centrali ovunque. Però pare brutto che ci trasferiamo in Cina, no? Dai. Per carità, c'è un bacino d'utenza che qua è di 23k, qua è per 10. Si potrebbe pure provare. Ci trasferiamo in Cina, signori? Facciamo un po' di pubblicità là. Potrebbe anche fare. Poi andiamo a vedere pure le altre campagne di marketing che abbiamo fatto. Magari le togliamo da qualche parte, perché pure noi, per dire, avevamo fatto campagna di marketing. Le nostre credo che siano quelle segnate in blu. Stiamo facendo questa qua, però veramente se ci stanno 1400 persone, che cazzo stiamo a fare? Leva, ci risparmiamo $2000 al mese. Li usiamo in Cina, dalla Cina col furgone, dai. Sto pensando se spostarci, però potrebbe essere interessante come cosa. Allora, i tratti proseguiamo qua. Io voglio arrivare a questi qui che... No, in realtà
a questa qua. Salario meno 10%. Questa che è? Questo sì, ci sta. Porca la... Ma come, peggio di prima? Ma se l'abbiamo aumentata, forse per le persone che erano in meno. Scusa, mi fai un attimo. Anche se non è che ci voglia tanto. Grazie Alfonso Legend, grazie per i 29. Grazie mille. Forse perché si sono stancati un pochino, stanno a macina. Vabbè, questo l'avevamo capito, che questi sono più del dovuto e questo meno. Però non mi sei utile. Vabbè. Forse per il personale che era stanco. Anche quello va ad inficiare. Sì, direi che era probabilmente per quello anche. Allora, questi li mandiamo proprio in vacanza pesante. Gli altri... vedo così. Dai. Fanculo. Questi me li vanno a rapire ogni 3x2, sti stronzi. Ok. Va bene. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo rifare quella, sì, quella feature con più estetica. Magari anche andando a mettere altre persone, secondo me già si ripiglia un po', Appena torna. Ok, 5 sono tornati. Aspetto che tornano tutti, così se ci va a mettere i consigliati ci mette proprio i più bravi. Comunque stiamo... no, questo lascia perdere. Tornati tutti? No, ci mancano sti tre. Bravi tutti. Ok, adesso l'andiamo a rifare con persone qualificate, tecnologie, usability. Ok, è l'estetica che fa veramente cacare. Quindi mettici raccomandati. Tecnologia meno, usability meno, estetica molto di più. Dovrebbe bastare, no? Vediamo. Mentre nel mentre dicevamo, in Cina costruito, no? Questo è nostro. Questo poi vediamo se ci trasferiamo. Certo, se ci trasferiamo, signori, si potrebbe pure fare. Sì, poi vi faccio ristudiare un altro. Provo a fare sta cosa, signori. Prima... no, non si può salvare. Però penso di sì. Per mettere la base dobbiamo toglierla da qui. Però così le campagne di marketing funzionano molto di più, perché questa ti dà un più 50%. Qua ci vuole. Allora facciamo così, signori. Building. La nostra sede, signori, si sposta. Dopo 20 anni si va in Cina. Si costruisce la nuova sede direttamente in Cina. E se ne va. Ma sì. Sì, adesso mo appena facciamo questa, ci trasferiamo in Cina. Ci stiamo trasferendo in Cina. Facciamo un po' di studio. Li mettiamo a macinare studi, dai. Tanto soldi ne abbiamo, guadagnare stiamo a guadagnare. Facciamo un paio di campagne di marketing. Anzi, aspettiamo. Prima vi facciamo studiare marketing ancora di più a qualcuno. E vediamo. Oh, ci siamo spostati. Sì, aumentiamo il salario. Ho rotto il cazzo. Allora, siamo ufficialmente in Cina, signori. Il marketing al momento 57% per noi qui in Cina. Ma poi ancora facciamo le campagne pubblicitarie, Siamo riusciti a fare qualcosa d'estetica. Bravi, bravissimi. Ok, va bene, fate sti festoni come cazzo vi pare. Ma andate a studiare. Allora, gruppo di training. Allora, per quanto andiamo con questi qui che stavamo utilizzando per il marketing. 29, 19, 27, 22, 19. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5 per il marketing. E vabbè, Calvin, buttatici pure tu, va. Un po' di marketing non te fa male manca a te. Ok. E gli altri invece li facciamo fare.
Allora. Qualcuno tecnologia, qualcuno. Allora, facciamo così. Voi due fate estetica. E voi tre fate un po' di tecnologia. Vai, famoli studiare un po' sti giovanotti. Faccio un po' di cose di studio e poi li buttiamo sul marketing anche. E poi una volta che, oddio, al momento comunque guadagniamo 121.000 dollari al mese, quindi per il momento stiamo abbastanza parati, eh. Si potrebbe comprare anche il serverino, eh. Si potrebbe comprare, anzi, facciamo così, signori. Andiamo a comprare il serverino, vai, lo facciamo ritrovare quando torno dalle vacanze. Qua aumenta la tecnologia. 9.000 dollari al mese, però. Ci sta. Vedi? Guarda, piccola sala server e passa la paura. Poi una volta che ci trasferiamo nell'ufficio ancora più grande, credo che sblocchiamo questi. Sì, roba proprio di un certo livello, eh. Questi bloccati così, sì. Ah, tutti questi sono. Vabbè, quelli fissi va bene. Quelli che hanno un costo mensile, mi sa che li abbiamo già presi tutti. Madonna, che è il bar questo? Che cazzo? Ah, la reception. Questi non dovrebbero avere un costo fisso, quindi. Va bene. Stanno a studiare, non vi preoccupate. Questi studiano un sacco, mica. Ci sono sfaticati. Allora, estetica. Un pochino questi l'hanno studiata, bravissimi. Che poi sono gli ultimi partiti. Sono tornati pure prima. Ah, ok. Abbiamo fatto tre gruppetti. Yes. Ok, ora. Vediamo un attimo se hanno necessità di vacanze. Figurati, figurati. Mannaggia la puttana. Cazzo, una cosa che fanno devono fare subito le vacanze questi, comunque. È un po'. Ma non posso. Cioè, noi praticamente stiamo facendo. Cioè, l'agenzia di viaggi con noi ci sta a fa proprio i soldi. Ma di brutto. Potevamo aprire un'agenzia di viaggi in contemporanea, no? Guarda, siamo scesi a 89K al mese. Mannaggia la puttana. Stavamo a 130 qua. È stato un. Sono tornati tutti, no? Adesso sì. Allora, faccio ristudiare un attimino i giovani qua, soprattutto quelli che stavano studiando marketing, perché mo partiamo con le campagne di marketing prepotenti, signori, quindi. Allora, vai di marketing e voi andate. Poi questi altri li facciamo studiare. No, vacanze, basta vacanze, così studia. Allora, usability. Direi di sì. Tutti usability qui, vai. Bravi tutti. Nel mentre gli stipendi sono già parati, no? C'è sta la spunta, va bene. Ok, vediamo un pochino. Al momento il nostro share è del 60% contro il 33%, un pochino siamo risaliti, ma dobbiamo fare ancora del marketing in Cina, eh. Ma appena torna li mandiamo a fare un po' di marketing qua e là, sempre in Cina. Mo' ci abbiamo messo pure la sede centrale, ci siamo trasferiti all'Europa. Un bug deve fare, non rompi i coglioni. Bug report, non è che ci manda i messaggi e spamma così come se non ci fosse un domani. Dai, giovani!
Ma dai, non ci stiamo neanche. Noi ci congratuliamo, ma che cazzo ce ne frega? Tanto questo c'ha il 3% di share. Vabbè. Al momento siamo... Questo qua è il prossimo obiettivo, il 65% di market share. E siamo tornati? Stanno tornando? Bravi tutti. Vacanze, immagino. Immagino vacanzone adesso. Eh beh. Che fanno? La fai la vacanza dopo che... Hai studiato un pochino? Per forza di cose. Stronzi. Stronzoni. Vabbè, facciamo comunque questa, tanto alla fine uguale. Ma basta, ma perché cazzo li rapiscono ogni 3x2? Scusa, facciamo una cosa. Questi è Gilbert che ce li incula questi, quindi facciamo una cosa. Com'è che si faceva il sabotaggio? Ah, qua ci fa vedere pure come stanno messi. Ok, questo molto in chat va, eh? Va bene. Sempre da marketing si spammava? Mi sa di sì. Allora. Dov'è che stanno più prepotenti loro? 35, 35, 26, 32. Sto cazzo. 36, 32, 36. Il 36 è più al 37 qua. 34, 31, 36. Quest'anno qua in cima. 36 pure qua. Scusa, un po' di sabotaggino. 60% però. Probabilità. Target 2%, 4%. Questo, no? Sabotaggino? Ma io nel mentre posso fare altre cose. Incitiamo la protesta, signori. E... altro sabotaggino? Ah, sabotaggio in progress. Vabbè, allora facciamo un po' di marketing, dicevamo. Allora, giovani... Gaming. Vai. Allora, giovani gaming, celebrità. Ci mettiamo proprio, puntiamo al top. Giovani gaming 20k. Ci mettiamo questi che abbiamo allenato. Qua 6 persone. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai. Grazie Erika, grazie per i 15. Ben ritrovata, grazie mille per la resub. MotoGP secondo me è una carriera un po' più coinvolgente, un po' più di modifiche nell'arco degli anni e... penso più quegli aspetti un po' gestionali, un po' forse anche di gameplay. Non lo so, perché alcuni spunti interessanti come le varie categorie, però non riesce a spuntarla sulla longevità effettivamente. Poi dipende, c'è chi magari lo gioca molto di più, però io tendo un po' ad annoiarmi dopo un po' di mesi, insomma. Rispetto magari a Formula 1 che mi diverte di più, anche se bene o male quella è sempre la stessa cosa, gareggiare. Però mi attira di più. Forse perché mi piacciono più le macchine che le moto, può essere pure quello. Allora, vediamo come va la protesta e cosa cambia poi lì in Cina. Ha funzionato? Ok. A posto. Nel mentre celebrità, bravi tutti. E andiamo a vedere quindi in Cina. Al momento è rimasto ancora così, 58 e 36, va bene. Però adesso facciamo un'altra campagna di marketing per gli adulti. Adulti chat. Adulti facciamo TV show. Adulti chat. Oh, in linea teorica ste cazzo di cose dovrebbero funzionare, no? Se non funzionano qua, cioè abbiamo fatto tutto. Pure la sede abbiamo messo in Cina. Oh, se non funziona neanche questo, signori. Cioè, stiamo a mettere troppi? Ma niente, meglio troppi che pochi.
Abbiamo messo i migliori, dai. I contratti non ci interessano, anche se immagino che adesso ci siano dei contratti che danno un botto di soldi, ma abbiamo 4.400 triliardi di dollari, quindi per dire, insomma, stiamo parati con i soldi. Qua, insomma, un pochino meno, ma siamo al 61 di share, attenzione, poi andiamo a fare un po' di future, va? Finiamo lo sviluppo di ste cose. Ah, oddio, in realtà non è strettamente necessario. Possiamo nel mentre magari andare a fare qualcosa. Il fatto è che qua 8 ce ne vogliono di impiegatini. Qua pure. Qua pure. Vabbè, andiamo un attimo lato che chat questa. Messaggi criptati. Seguro nel chat che confessi. Ok, quindi questo qua probabilmente ci vuole maggior tecnologia per i cosi criptati, usability, estetica. Non credo serva granché, però. Ci buttiamo, vediamo un po' come va. Sì, andiamo un po' in zona chat. Ma come? Ma perché vuole diventare uno chef, Josh? Mo chi cazzo era Josh, figlio di puttana? Ho speso tutti quei soldi per farlo studiare, per mandarlo in vacanza, e questo è... Va bene, va. E... assumiamo qualcuno, allora, dai. Chiediamo agli amici. Numero di candidati, 7. Vabbè, sì, facciamo questo che è gratis. Che cazzo ce ne frega. Allora, qua prendiamo proprio il top del top, se riusciamo, eh. Anche perché mo ci per via questi che sono dei salami. Questa di marketing. Josh non mi ricordo neanche chi cazzo era. Che magari uno va a prendere qualcuno adatto per... No, vabbè, questo a gratis effettivamente ti trova dei salami. Facciamo... Vabbè, 9.000 ce li possiamo spendere. Magari trova uno bravo. 10, 10, 10, bravi tutti, Allora, vedi, già inizi a trovare uno che bene o male sta parato un po' in tutto. Madonna, questa tecnologia top per gli altri è ritardato. E... oddio, pure gli altri non è che stanno messi benissimo, porco due. Sì, perché tocca prenderne uno e farlo studiare a pressione, perché se no abbiamo fatto il giro, mi sa di sì. Insomma. Sì, abbiamo fatto il giro. Allora, o questa che c'ha 13 in tutto, o questa e poi estetica facciamo qualcosa, perché non ha proprio il senso estetico. E che si può pure fare, insomma, piano piano. Allora, vediamo quella. Perché questi che stanno pari poi alla fine è la stessa cosa. Comunque devi far studiare le altre cose. Però non è che troviamo tutto sto granché, eh. Forse questa qua, che magari già tecnologia sta parata, facciamo usability, estetica e buonanotte. Sì, dai. Ah, artista e va a procrastinare. È più lento un progetto con questa qua. Vaffanculo. Ok, però marketing. Guarda, io preferisco uno che non c'ha nessuna abilità e che non va a rompere i coglioni agli altri, magari. Allora. Ah, questo invece è più velocemente. Vabbè, facciamo 1000, va. Ma famo studia a pressione. 1000. Mi spiace, ma tu mo inizi a immaginare come se non ci fosse un domani. Allora, tu vai subito training. Tecnologia 2.5. Vai. Questa mo a pressione la mettiamo a studiare.
Ce ne frega niente. Stiamo a fare qualcosa? Pubblicità? Ok. Ah sì, avevamo fatto quella feature. Pubblicità qua va bene. Ma stiamo aumentando un pochino il nostro market share in Cina o è sempre uguale? No, stiamo... sì, siamo arrivati al 74. Ok. Ma non è ancora abbastanza. Vogliamo più... più gente, più gente. Allora, abbiamo preso i giovani, gli adulti, i bimbi, dai. Allora, facciamo un po' di sabotaggio sempre per quello lì. Sabotaggio fa sempre bene. E marketing, i bimbi, lato video. Che cazzo fai la chat, i bimbi? Giochi? Sempre sui giochi? Facciamo un po' video, bimbi. Ma sì. Bimbi però, che cazzo fai qua pure questa? Ah, radio. Questo ce lo teniamo per gli anziani, film, non lo so. 67%, scusa, noi che abbiamo fatto? In TV in realtà potevamo fare il cinema per gli adulti, eh. Vabbè, non è detto che non possiamo fare un'altra sempre con lo stesso target, nel senso. Non è che se la fai sugli adulti li hai presi tutti. Effettivamente. Potremmo rifarla sui giovani al cinema. Questa volta lato chat. Se può fare. Giovani. Chat. Sono pubblicità diverse comunque. Marketing. Calvin, non lo so che sta incazzato, ma non rompere i coglioni. Vediamo. No, stanno tutti incazzati quelli del marketing. Dobbiamo farli riposare, sennò fanno pure una campagna di merda. Attenzione, Gilbert Sin, non ci posso credere. Ok. Lascia fare, mostra che hai perso al culo. Scusa. Arrivati a un certo punto, non so solo i soldi, ma anche il rispetto, diciamo, magari di quelli che lavorano per te. Ma che ne sai? Ah, Giovano, ma che ne sai? Andate in vacanza voi, va, vedi, parlando appunto di impiegati che... come stanno me questo proprio... Vabbè, 94, via, boom. Riposatevi a pressione. Va bene. Nel mentre stiamo incitando le proteste. Ah, perché siamo arrivati al 65%, che era l'ultimo obiettivo. Ok, ok. Era l'ultima cosa che c'era rimasta da fare a livello di obiettivi, quindi per il momento va bene così. Poi mettiamo a lavorare. Oh, questa è tornata, ma tanto mo la rimandiamo a fa, perché mo non serve a un cazzo così questa. Sta fresca a fa training. Facciamo prima 1-1-1, mettetelo lì. Qua mo le donazioni le facciamo belle pesanti. All'inizio erano un po' più easy. Allora, facciamo, dicevamo, un altro po' di marketing, film, giovani, chat. Con questi qui del marketing che stanno belli prepotenti. Vai. Bravi tutti. Mo ci abbiamo la sede qua. 74% di share, ci può fare anche di più. Oh, 60k pure qua comunque ci stanno, Porca la troia. Giustamente, signori. Pure qua 243k. Spostiamo la sede? Altra sede spostata? E insomma, vabbè, iniziamo a costruire cose. Guarda sto figlio di puttana, ce l'ha messo lui. Bastardo di merda. Ma non lo posso cacciare? No?
Ci devo spostare la sede per... Vabbè, facciamo intanto questo nel mentre. Lo share qua è meno, 61 e 33. Qua ormai l'abbiamo sabotato male. Posso sabotarlo anche qui? Ah no, già lo stiamo sabotando in Cina. Va bene, aspettiamo di... che finiscano di sabotarlo in Cina e poi... vediamo. Bravi tutti, ha funzionato? Ma penso di sì. Un po' di pubblicità. Nel mentre c'è gente in vacanza, credo, no? Forse sì. Vabbè, vediamo se possiamo fare un altro po' di robe qua. Secret chat. Whatever. Eppure qua mi sa che ci vuole abbastanza tecnologia, usability e un po' d'estetica, ma non più di tanto. Vediamo. Non ha funzionato il sabotaggio? No, non me ne sono accorto. Pensavo fosse in automatico andato a buon fine. Signorina, aspetta che tu... come stai messa? Ah, sta pure... cazzo, due volte ha studiato e questa già deve andare in vacanza. Che fracassamento di coglioni però, eh. Dai, avanti. È quella prima che la possiamo iniziare a usare nei lavori qua. Studi vacanze, studi vacanze, studi vacanza, poi... Allora, la torre l'abbiamo fatta. Ma andiamo a fare comunque marketing in India, signori. Poi valutiamo se spostare la sede. Credo che possa essere una buona idea, però. Allora, un po' di estetica, signora. Vada, vada, studi, studi. 10, 10, 10, bravi tutti. Ok. E allora, aspetta che possiamo... accetta, bravissimo. Possiamo sbloccare un altro tratto che... io sto cercando di arrivare eventualmente qua. Salario più basso. Statistiche dei candidati più alte. Questo cos'era? Pure questo in realtà. Vabbè, facciamo prima questo, almeno arriviamo a quello. Così troviamo dei candidati già più prepotenti. Anche perché poi andremo nell'ufficio più grande. Là ci serve più personale. Allora, facciamo un po' di marketing qua in India. Purtroppo non possiamo costruire niente. A meno che non ci trasferiamo, ma... allora, qua come stanno messi? Che gli interessa? I social media, adulti e anziani. Allora, marketing. Qua facciamo gli anziani, social media. Allora, 3 persone, 34, 29, no, togli 29 e metti 39, 41. E attenzione, Sadi Giometti, che ormai è stata sconfitta prepotentemente. Come va? Tutto bene? Va bene, congratulazioni. Adesso perfetti, se no è successo per qualche ragione. Ok. Vuoi dire il tuo segreto? Ah, ok. Sì, la strategia precedente, visto che ha fallito, insomma, quindi è tornata un attimino a studiare le cause dei suoi fallimenti. Anzi, data analytics. Va bene, quindi... ah, l'ha implementato nella sua compagnia e voilà, boom. Efficienza è aumentata.
Ah, e quindi adesso è tornata prepotente più che mai. E quindi mo probabilmente torna lei, la nostra rivale. Vabbè, noi comunque non siamo facili da battere. Sì, infatti, guarda qua, è ritornata lei prepotentemente perché ha studiato le analytics. Ma li mortacci sua. E niente, qua bisogna andare un attimino a sabotare altra gente. Allora, vediamo qua, 22%. Ah, vedi che qua sta al 39%. Sabotaggio? Allora, facciamo questo che... ah no, questi qua, regional server. Allora, andiamo a sabotare quello che ha una percentuale alta di riuscita. Piano piano. Ci ha fregato. Mo' dobbiamo ritornare al 65% di market share. Siamo ritornati punto a capo. E estetica, signore, non sei stata molto pratica, però, un altro po' di tecnologia. Studia, studia. Ma noi nel mentre possiamo comunque fare qualche altra feature? Eventualmente. Gli stickers anche qui. Preloaded stickers. Ok. Anche qui andiamo con un po' di tecnologia, usability, un po' di estetica. Un po' più di usability, un po' di tecnologia ci vuole, ma vediamo. Allora, TV show a posto. Quindi adesso vediamo se devono andare in vacanza. Questi che fanno marketing proprio sfaticati, eh. Vai, va. Piano piano, perché un po' di sabotaggio ci sta in amicizia, quando ci vengono a sfidare così con cattiveria. Ok. E che fai? Finisci qui il sabotaggio? Vediamo adesso quello che ha più effetto, qual è? Un po' di fake news sulla signora Geometico. E nel mentre possiamo comunque... Ah no, quelli del marketing stanno in vacanza. Aspettiamo che tornano. Ci hanno hackerato pure a noi, sti stronzi bastardi. Allora, sono tornati, aspetta, questi del marketing. Quindi qua che avevamo fatto... adulti social media. Poi abbiamo i giovani. Giovani video. No, facciamo giovani gaming e anziani video. Giovani, giovani, giovani. Aspetta, aspetta. Abbiamo già fatto gli anziani in TV, quindi dobbiamo fare forse gli adulti al cinema. Adulti usiamo cinema, video. Facciamo così. Ah, 5 ce ne vogliono qua. 1, 4. Cazzo, dove sta Declan, l'anima dei mortacci? Su a Declan, e dai, che cazzo stai a fare? Questa l'altra volta in vacanza, dove andava? Affanculo. Sì, se non fanno niente in ufficio dovrebbe salire l'umore perché l'abbiamo attrezzato bene. Guarda questa estetica 9.9, mortacci sua. Vabbè, sti cazzi, incimenti. Declan, hai finito? Motivazione 10, bravi tutti. Allora, che dovevamo fa? Il marketing. Allora, avevamo detto video adulti.
Video. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. E qua dobbiamo spingere. Il sabotaggio non è andato a buon fine, mi sa. Ah no, stanno ancora facendo. È perché quella là in India va forte. Questa è tornata. Famola studiare un altro po'. Via. E non è che quella ci ha messo la sede qua per aumentare la cosa? No. Noi abbiamo ancora la cosa di cambiare sede, per quanto qua andiamo forte in Cina comunque con la nostra sede. Qua però ci vuole un po' più di boost, eh. Poi vediamo. Facciamo le campagne di marketing, poi vediamo. Fallito il sabotaggio. Vaffanculo. Qualcuno deve andare in vacanza? No. Quindi magari andiamo a fare un po' di feature. Sticker shop. Attenzione, qua si può guadagnare abbastanza. Dentro virtual shop forse il 20%. Da pagare da, però ci può guadagnare veramente tanto qua. Quindi sticker shop, tecnologia, usability e anche un po' di estetica. Forse meno tecnologia, tanto è uno shop. Linea teorica, vediamo. Eh sì, iniziamo a fare un po' di future che ci fanno guadagnare ancora più soldi, perché qua stiamo scendendo, eh. Siccome poi dobbiamo prendere magari un altro ufficio un po' più grande, che ci potrebbe anche stare. E facciamoci i cazzi nostri, no? L'ultima volta non è andata benissimo questa cosa dei politici, un po' controversi. Ma questa sale veramente lentamente con... Ok, campagna promozionale è andata a buon fine. Bravi tutti. Ne facciamo un'altra. A questo punto eravamo arrivati a quella dei giovani. Giovani gaming. Celebrità. Giovani. Un po' di gaming. Qua ce ne vogliono 6. Bravi tutti. Non ce ne abbiamo 6. Non al momento disponibili. Aspettiamo che finiscano di fare gli sticker. Oh, mo sì. Vai, qua c'è un bel plus di moneta, eh. Allora, adesso possiamo fare il marketing. Celebrità. Giovani gaming. Allora, 1, 2, 3, 5, 14 è quello più alto tra questi. Andiamo bene. Va bene, va bene. Qualcuno deve andare in vacanza eventualmente, che sta senza far niente, che può gigioneggiare un po'. Guarda, voi potete fare giusto una mini vacanzina, va. Almeno appariamo. Bene. E poi future con la pala. Appena tornano quelli. Questa qua la rispediamo di nuovo. Sta a 29 di nuovo, vacanza. Affanculo. Sta più in vacanza che a fa altro. Ancora non ha iniziato a lavorare, quella sta a fa lo stage. Stage è in realtà vacanzato. Vacanze. Bravi tutti. Allora, aspetta signora. Tecnologia. Vediamo se questi altri pure devono fare un po'. Direi di sì. Fate questa, va.
Appena tornano poi si lavora, eh. Si fanno future con la pala. Bene. Al momento guadagniamo abbastanza. Bene, attenzione. Guarda questa, c'ha sempre i premi, le cose. Ma perché noi poi perdiamo market share qua? Ho fatto risalire con prepotenza. Ok, sono tornati tutti. In linea teorica c'è state tutti, fa vedere. Vabbè, a parte Mila che non ce ne frega un cazzo. Allora, dicevamo, questo qua in realtà possiamo anche migliorarlo per andare a guadagnare poi 53 soldoni. Quindi andiamolo a fare direttamente. Anche uguale, va bene. Poi non credo di avere però abbastanza personale per fare altre cose. Qua ce ne vogliono 4 in realtà. Set routine for building software application. Sì, qua penso che... Ah no, ci manca una persona. Caraia. Usare questa ancora no, perché... Per un po' salana. Adatta il salario pure di questa, se no mi stiamo a fare tutte queste cose e poi se ne va. Sì, potrebbero studiare, però anche per questioni tempistiche in realtà non so se... Perché gli studi, quelli che li facciamo fare, sono molto molto lunghi, quindi questi quando cazzo tornano poi? Per carità, c'è anche una tech un po' più breve, 50 giorni, un po' tanto, anche perché poi li devi mandare in vacanze che sicuramente tornano scoglionati, vediamo. Vediamo un po'. Ah, vedi, qua è dove ci sta quella palla. Ma probabilmente qua aumentano pian piano, perché qua prima credo che ci fossero meno persone. Qua invece ha più market share degli altri. Il blu quindi praticamente dovrebbe essere il nostro in linea teorica, anche se alcune zone sono un po' miste. Magari quando siamo lì più in parità può essere. Qua ci stanno poche persone, dove lascio, chi se ne frega. Poco cambia. Va bene. Sta tornata. Sta ancora scazzata. Vacanza, vai. Mo andiamo ad assumere pure qualcun altro, va. Tanto... Oddio no, ancora no. Quando sblocchiamo, orca troia. Questo è da rifare. Questo è da rifare. Qual era questa che abbiamo fatto, no? Quella che avevamo migliorato qua. Sì. Tecnologia su ability estetica. Ce la facciamo a rifarla però così? Può essere pure che ci vuole personale un po' più skillato, eh. Vediamo, riproviamo. Tanto quelli stanno ancora studiando. Ferma. Studia, studia, via. Come se non ci fosse domani. Qua perdiamo utenti, eh. Questi sono tornati. Immagino che siano scazzati dallo studio. Non tantissimo, però una ventina di giorni easy glieli facciamo fare. Eh no, quella degli sticker deve andare bene perché è uno shop, quindi è là dove si guadagna un po' di più. Dobbiamo sfruttarla. Per forza di cose.
Allora, qui sta il 31%, qui il 23%. Sabotatina. 120%, 100. Ah, però cambia la percentuale anche in base a quello che andiamo a colpire. Vai, un po' di rivolta. Un po' di rivoltosità c'è, eh? Ci sta. Ci diamo le proteste. Quale cattiveria. Ma questi vengono sempre a romperci i coglioni. A quel punto pure noi, iniziamo a diventare un po' stronzi. Vabbè, vedi, stavolta ci hanno cambiato il co... Guarda là, porca puttana. Vaffanculo. No, allora ci vuole 9.3, è meglio di prima, ma non va bene. Poco poco più di tecnologia, meno di usability, più di estetica. Mo la rifacciamo. Perché sennò poi non riescono neanche a lavorare decentemente, sti stronzi. Va bene, mo magari ci mette quelli un po' più skillati, vediamo. Sbagliato il target per il sabotaggio? Oddio, non lo so. Vabbè, comunque un sabotaggio vale l'altro, nel senso. Che fa? Non saboti, si sa. Va bene uguale. Importante è sabotare. Allora, torna di target, non mi dice neanche. Data analytics, sono better a H. Ah, when you look for new employer. Ok, allora aspetta, andiamo a regolare. Aspetta, signori, che tu mo te ne arrivi un'altra volta. So che stai a 46, ma non me ne frega un cazzo. Allora, dove eravamo? Qua 9.3, questo deve essere skillato al massimo. Aspetta, questo che avevamo fatto, tecnologia 9.9, usability 10, estetica 8.5. Quindi un po' meno usability, poco poco più d'estetica, più proviamo. Grazie Tony Marsi, grazie per i 24, buon doppio anniversario, attenzione. Grazie Tony, grazie mille per i due, grazie per il supporto. Speriamo ce la facciano adesso, signori, perché qua li dobbiamo investire, eh. Sabotaggio. No, no, Giomete, è giusto il sabotaggio, è giusto. Mo sono troppo bassi, aspettiamo che si ricarichi un po'. E poi sabotiamo in amicizia. No, al momento non lo so se farli studiare perché ce ne sono in realtà pochi. Voglio vedere se riescono a fare questo prima. Poi li mandiamo tutti quanti. In vacanza. Perché lo studio dura veramente troppo. Certo, potremmo farli studiare anche per meno tempo, effettivamente, che potrebbe anche andare bene come cosa. Oh, dai, dai. Si guadagna. Festone, bravi tutti. Allora, vediamo un attimo se qualcuno deve andare in vacanza. Facciamo questi così. E poi li spediamo a studiare come se non ci fossero domani. Vabbè, buttaci pure questa. Dove vai, signori? Che fa? Scappa? Poi intanto questa pian piano la stiamo skillando comunque. Diventerà la più brava e se ne andrà. Niente. Vediamo che tornano gli altri.
ci stanno tutti. Yes. Allora, vediamo un attimino. Allora, a parte il marketing, eccetera, eccetera, che va bene tutto, però poi comunque ci servono pure per lavorare, quindi quelli un po' più carenti in estetica, ne abbiamo diversi. 2 3 e la signora Gora, che in realtà fa un po' cagare in tutto, tranne in tecnologia, però. Allora, voi andate a fare un po' di estetica. 2-4. Voi altri invece, vediamo come state messi in tecnologia. Tecnologia o usability? Usability, direi. Qualcuno sta messo meglio, qualcuno peggio, però. Allora, usability dov'è? Qua. Bravi tutti. Grazie a Dr. Luongo per i 26. Grazie, Doctor. Grazie mille per i 26 mesozzi di resub. Grazie per il supporto. E un saluto anche a chi va. Noi nel mentre qui facciamo studiare. Accetta, accetta, che pubblicità. Questa faglie fa un po' di training. E poi spingiamo un po' sulle applicazioni, dai. Anche perché conviene, per dire, pure andare a vedere. Qua puntano sul video e social media. Noi come siamo messi? Social media bene, in realtà. Video pure. Quindi tutto sommato ci può pure stare. Gli altri stanno messi peggio di noi comunque, quindi tutto sommato va bene. Ma appena tornano, immagino, vacanzina, non lo so. Torneranno mai da noi, proprio spariscono definitivamente. Ok. Aspetta, signor. Allora, un po' di technology. Oh, mo sì, mo è arrivata a 3.8. Certo, sempre per un bel po' di tempo. E ci costa anche di più, ma dovrebbe fare un bel po' di prepotenza. Questi mi sa che sono già arrivati scoglionati qua, eh. Subito arrivano, già vacanzina. Sì. Questa sta sempre scazzata comunque. Ancora un po' così. Vabbè. Allora, questi possono fare. Così. Cazzo. 3-4. Questi altri, vabbè, non me ne frega un cazzo di questa. Meno 8, mortacci sua. E vabbè, si sta espandendo in modo abusivissimo in queste altre zone dove noi ancora non ci siamo. Per carità, qua non c'è un cazzo di nessuno, però noi l'importante è che ci prendiamo questi due mercati, signore. È inutile che questa si può piegare pure questi mercati dove ci stanno quattro persone. Ma noi qua puntiamo al top. E pure qua 60k, non sono mica da buttare. 91k qua in linea teorica non è ancora di nessuno, perché ce la stiamo battendo. Active marketing ce l'abbiamo. Sì, però non proprio pompatissimi, a parte quello. Chat, beh, qualcosa però si può fare, eh. Adulti abbiamo fatto e anziani, come stanno messi qua? Adulti e anziani sono quelli che spingono, eh. Posso fare sui giovani, perché pure qua 91k, insomma, non so, pochi di soggettoni.
Ma le costruzioni noi solo al momento non è che possiamo fare tantissimo, nel senso che qua abbiamo fatto il possibile, a meno che non ci trasferiamo, ma non mi sembra il caso. Questa dobbiamo ancora studiarla. Questa... ma questo si può fare in realtà. Però, sempre se poi ci fai le campagne di marketing. Però per dire, conviene spendere tutto quello per 9.000? A quel punto lascio perdere. Poi andiamo a cercare nelle altre nations quando tornano dagli studi. Se tornano. Alle vacanze, tra l'altro, non dagli studi. Tra parentesi. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a scoprire tutto quello che ci manca, dai. Facciamo un po' di ricerche da tutte le parti. Oh, magari vediamo che c'è pure qualche altra zona utile dove insinuarci. Bravi tutti. E vabbè, continuiamo anche in nord. 89. E vabbè, questi sono un po' salamoni, quindi aspettiamo. Tanto non è che ci mettano granché. Va bene. Allora, nel mentre facciamo una cosa, questa è ritornata. Chi è questa? Allora, questi qua, 1, 2, 3, 4. Vai, aesthetic. Dai. E questi li facciamo fare cose. Ok. Sì, sì, mo questi ce li studiamo tutti. Quelli stanno ancora facendo. Oddio, non lo so. 42k, 44k, 60k, va bene. Vabbè, finiamo questi perché sennò poi non mi ricordo quali stiamo in work in progress. Australia, va bene. Qua 400, qua 431, qua... un po' di studi regionali pure qua. Questi stanno a fa? Credo di no. E scendiamo piano piano. 31, 32 e 88. Se può fa, va bene. Studiamoci la situazione geopolitica, dai. Qua possiamo ricercare qualcosa, no? Vai Mila. E Shiro, attenzione, motivazione sotto i piedi, vacanza da panico. Ok. Bravi tutti. Grazie Deborah, grazie mille per i 4. Ben ritrovata, gracias. Aspetta, la signora Mila qua, mandiamola. Questa studia in solitaria, ma va bene. Piano piano comunque sta recuperando, eh. Allora, vediamo un po' qua. Dobbiamo studiare. No, qua stiamo studiando. Ci manca questo. E questo pure. Non so se ci siano solo dei pinguini o altro, ma ci proviamo. Ok. Adesso abbiamo fatto studio ovunque ed è tutto a nostro favore. Vabbè, poi facciamo due conti. Qua 5.000, niente di che. 42k, 12k, 28k, 44k e qui pure si va, 31k, 31, 17, 600 persone, 400 persone, va?
Va bene, sì. Vabbè, comunque ci siamo piazzati nelle zone un po' più popolose. Siamo con la sede qui, quindi. Va bene. Poi iniziamo magari a costruire un po' di cose. Non so perché è tutto blu, ma va bene. Il fatto è che se facciamo tutte campagne di marketing a pressione da tutte le parti, insomma, quanto ci viene a costare al mese? O tanto, credo. Però, vediamo. Intanto facciamo anche costruzioni, connessioni, insomma, magari ci fanno un po' di pubblicità. Costruiamo cose, signori. Allora, building, building, building. Vedi, qua non c'è nessuno e non possiamo neanche costruirlo, però. Ah, prima questa e poi questa? Forse, non lo so. Possibile. Sì, mi sa di sì. Iniziamo a costruire torri. Vaffanculo, una alla volta. Due coglioni. Ho iniziato pure in una zona abbastanza randomica. Vabbè che tra poco ci salutiamo, eh. Tra poco ci salutiamo. Alla prossima poi magari cambiamo anche ufficio, dai. Allora. Sì, congratulati. Facciamo un buon viso a cattivo gioco. Zanotte ci può stare. L'una e le due no. Come le altre volte, che problema. Torre fatta. Aspetta che torna questa, che la dobbiamo subito spedire un'altra volta. Allora, fa vedere la torre, l'abbiamo fatta qua. Quindi mo in linea teorica possiamo fare pure questo. Ma neanche per il cazzo. Non capisco. Sì, quello è per raggiungere un certa percentuale, eccetera, eccetera. Però a sto punto qua 30k, 31. Faccio questo, che cazzo lo faccio a fare? Non lo so, non sono ben convinto di questi sviluppi. Lato costruzioni. O per dire pure qua 60k. Cioè, perché questi non ce li fa costruire e gli altri li costruiscono un po' da tutte le parti? Non saprei. Non saprei. Allora, vacanze apparentemente non servono più di tanto, quindi andiamo a sviluppare cose. Andiamo a sviluppare cose. Questo. Send out your recording. 18 statistiche. Mo iniziamo ad avere dei requisiti un po' altini per le statistiche. 13. Questo quant'era? 11. Questo si può fare. Tecnologia, usability. Statica. Fare anche altro che non è troppo esoso di richieste. Ah, questo ci aveva hackerato, è vero. Brutti stormonsis. Ah, quello ce l'hanno hackerato proprio di brutto, quindi non sappiamo che cazzo dobbiamo fare. Stava a 10, non credo. Vabbè, intanto rifacciamola così, poi vediamo. Alfie, così a secco stai morendo di rotture di palle. Ma non è che si... Boh, io onestamente non sto capendo un cazzo per quanto riguarda... Ma fa così, boh. Qua ci stanno 10 persone, insomma. Ci sono delle problematiche, no, vabbè. Soldi ne abbiamo veramente a palate. Ma dobbiamo comunque vedere il bilancio mensile per gli stipendi. Intanto costruiamo torri a caso, comunque.
le torri le facciamo sempre. A prescindere. Dieci, bravi tutti. Dieci, bravissimi. Va bene. Fammi ricontrollare come stanno. Vai, potete fare ancora feature. Allora. Qua quanto è di skill? 13. Questa qua pure che me l'avevano farloccata. Tecnologia, usability, estetica. 10 e 8. Quindi 10 e 8. Quindi togli un po' di estetica, togli un po' di questo e spara tecnologia. Quelle altre poi le livelliamo ancora di più, però vorrei vedere qualcos'altro che è fattibile senza... Ok, questo per creare eventi... Ah no, non bastano le persone, è vero, ma iniziano a richiedere pure tante persone, perché poi quando arriviamo a quelli top... A parte sono bloccati, ma... Richiedono un po' di skills... Va bene, allora torniamo dai giovani che stanno senza far niente e li mandiamo a studiare. Allora, facciamo tutto un gruppone di... Oddio, dove li ho mandati? Non lo so. Li abbiamo mandati però, li abbiamo mandati. Bravi tutti. Non so cosa studieranno, ma studieranno. L'importante è quello. Tanto qualcosa la devono studiare randomica, quindi ci sta. Questa è tornata. Attenzione che la motivazione non esiste più. La canzona da panico. Vabbè, però pure lei pian piano sta a livellare. Certo è una rottura di cazzo, ma... Poi aspettiamo di sbloccare qualche altro punticino che non va. Ah, tecnologia, no, allora è giusto così. Mica volete andare in vacanza? No, potete fare un altro po' di studio. Aspetta un attimo. Va bene, allora un'altra skillina, va. Questa che era 17.6, trending video, show. Allora, questo possiamo fare. Un po' di tecnologia ci vuole. Usability, estetica, forse. Anche un pochino. Vediamo. E nel mentre, come detto, gli altri gigioneggioni li mandiamo questa volta invece di tech. Un po' di usability. Vai, va. Questa è tornata. Si è fatte le sue vacanze. Di nuovo a studiare. Sta a livella questa, comunque la stiamo... Diventerà la più brava del gruppone senza mai aver lavorato. Training di estetica. Vai, a posto. Al momento ancora non ha lavorato mai, ma c'è del potenziale. Poi quando la metteremo in campo sarà utile, si spera. Ancora con sti cazzo di loghi rubati? A posto. Beh, ogni tanto iniziamo a vincere con sti soldi, insomma, ci possiamo anche comprare le... i risultati. Eventualmente, sempre in amicizia. Allora. Aspettiamo che finiscano pure questo. Vedi, questo poi attendi un pochino. Orca troia, usability. Maledizione, la usability. E questa mamma arrivata. Andando in vacanza qualcuno. Rotto il cazzo. Sì. Vabbè, fate tutti quanti lo stesso. Famo prima. Poi la rifacciamo la usability. La...
che deve essere un po' più livellata. Questi hanno fatto, ma penso che pure questi debbano andare un po' in vacanza. Beh, pare di sì. Vabbè, dai, almeno vanno tutti. Ci ritroviamo a parati. E niente, ce li rapiscono come se piovesse. Allora aspetta, andiamo a fare un po' di sabotaggi qua e là. Questo è il 34% qua, comunque è troppo perché c'è un sacco di gente. Quindi un po' di sabotaggio. 60%, però non funziona tanto. 68% quello di... Dov'è che possiamo... Che sta molto prepotentemente lei. 44, un po' di sabotaggino. Percentuali, sono basse però. Anche se noi qui abbiamo la... Ci abbiamo fatta la torre, sì, però non fa granché. Qua ci stanno un po' di persone. Ci sono sabotaggino anche qui. Facciamo questo 68, va. A piacere, tanto. Ci sta. Allora, questa è andata in vacanza e mo subito la rimandiamo a fare... Ah no, Sofì era. Pensavo quella che studiava a pressione. Che per carità pure questi dovrebbero studiare a pressione. Non vorrei niente, ma... Tornati tutti? Oh, aspetta che Mila... Piate Mila, piate Mila. Fermatela. Mila. Guarda che è inutile che ti butti nel mischione, io ti ripiglio, ti ripesco. Ah, vedi come sta aumentando lo stipendio, mortacci sua. Vabbè, mandiamola un po' in vacanza che magari studia pure meglio quando sta rilassata. Voi mi dovete rifare la usability qua, mortacci, stracci. Posso però migliorare direttamente se faccio... Ah, vedi qua che è grado. Credo di sì. Allora, faccio direttamente la versione avanzata, andando a fissare le cose che... Un po' meno di tecnologia, un po' meno di estetica e un po' più di usability. Vediamo se funziona. Cioè, sono 8 al lavoro, quindi praticamente quanti ce ne abbiamo senza far niente? 2. Andiamoli a studiare, va. Allora, 33, 36, 40, 40, 35, 35, un po' di aesthetic. Andate, andate. Bravi tutti. Allora, questa è tornata. Fake news, ha funzionato? Bravi tutti. Allora, qui un po' di tecnologia, 38. 38. Poi peschiamo pure qualcun altro che... Come detto, devo aspettare di arrivare ad avere un po' più tratti per sbloccare anche questo qua. Ah no, ce lo possiamo fare. Statistiche... Sì. Ok. Così, in linea teorica, io potrei andare a cercare più candidati prepotenti. Ah, non possiamo, dobbiamo cambiare prima ufficio. Porca la troia. E vabbè, alla prossima, allora, cambiamo ufficio e cerchiamo altro personale. Al momento lavoriamo sui fianchi. Accumuliamo moneta prepotentemente, va bene. Che poi comunque prendendo l'ufficio più grande, insomma, a parte i costi mensili, possiamo mettere pure altre... Allora, vediamo qua che c'è uscito. 10, 10, 10, bravi tutti. Bene. Necessità di vacanze? Qualcuno sì. Sì, vuoi una sessantina. Percentuale. Questi un po' meno. Vabbè,
Riposatevi tutti quelli che si devono riposare, senza che rompete i coglioni. 86 dove andare in vacanza. Vabbè, te basta così, dai. Poco, poco e niente, niente. Abbiamo rapito, qualcuno ci ha hackerato, brutti stronzi bastardi. Ma dobbiamo andare a vedere che ci hanno hackerato, mo che tornano tutti. Questo ci hanno hackerato. Vabbè, poi andiamo a rifare uguale. Credo ci voglia. Anche se stava a 10. Oddio, non so se stava a 10, però. Perché se l'hanno hackerato. Di solito quelli che stanno a 10 di tecnologia non possono essere hackerati. Se non ricordo male. Non è detto. Aspetta, andiamoci a ripescare questa qua. Come sta messa? Ma si può studiare anche un po' di usability. Questa sta per arrivare al level cap, eh. Attenzione. Ci è costato una madonna, perché 9000 ogni volta che l'abbiamo mandata a studiare. Porco due. Allora rifacciamo questo che tecnologia 4.7, 5.3.7. Però vabbè, perché ce l'hanno hackerata, perché se no sta messa bene. E preview score 4.7, 5.3, 5.3. Aspetta, nel mentre falla, poi capiamo. E visto che stiamo gigioneggiando, mandiamo un po' di gente a rifare questa. 5 ce l'abbiamo, non possiamo farlo. C'è qualcuno che ci serve meno personale? 7, 5, 6. Questa era 6. Ah no, no, questo da 5 lo possiamo rifare. Questo sta 9, 7, 10, 10, un po' più d'estetica. Quindi un po' meno di tecnologia, un po' meno di usability, un po' più d'estetica. Dai. Nel mentre livelliamo. Allora, Alberg ormai è strafondato, Gilbert pure. Questa qua, Giovanni, deve tornare a rompere i coglioni. Guarda come fa la bulla. Ecco perché poi la continuava ad invitare, faceva cose. Guarda come si sta prendendo un po' di market share. Che però a noi conviene, insomma, hackerarla dove... Non può fare granché. A me dispiace che non possiamo costruire anche questo altrove. Che mi pare pure un po' strano, perché qua ce l'abbiamo, qua pure, forse ne possiamo tenere solo un tot di questi. 23 35k. Vabbè, qua ci stava. Qua non potevamo. Forse ne possiamo avere solo 3. Magari tipo questo lo levo. Facciamo così, levo questo che qua non serve a un cazzo, che ci stanno 4 persone. E provo a piazzare, anche se 1, 2, 3, quelli viola ce ne stanno. Ah no, ok, 4. C'è qualcuno che ce n'ha di più però, eh. Allora, volendo, quello lo potrei in linea teorica piazzare dove ce ne stanno un po' di più. Quindi qua 91k. Qua già ce l'avevamo messo. Meglio, qua non lo possiamo mettere, purtroppo. Quindi mi sa che comunque, no, pure qua se lo sono fregati. Qua pure 30k. Qua pure se lo sono presi. Potremmo metterlo 42k qua. 44 già se lo sono fregati. Però aspetta, questo è quello generale, 30k. Mi sa che conviene qua, 42k. No, però non ce lo fa fare. Ma allora che cazzo è? Allora, qua ce l'avevamo. E neanche qua ce lo fa fare più.
E allora, signori, non ho capito come cazzo è. Perché qua mo ce l'avevamo, l'abbiamo tolto e non lo possiamo più fare. Quindi non sono limitati numeri. Beh, mo ce lo fa fare qua. Che cosa cazzo lo faccio qua che non c'è nessuno? Perché non me lo fai fare da un'altra parte? Per capire se magari lo posso fare solo nel nostro continente. Può essere, perché qua vedi, qua tutti viola. Però perché, scusa, prima me l'aveva fatto fa qua che comunque stavo in Europa. Pure qua lo posso fa. È molto randomica, mi sa, come cosa a sto punto. Che non capisco però come funziona. Pure qua lo posso fare. Dove non c'è niente. Vabbè, sti cazzi, signori, lasciamo perdere quello. Ci guarderemo, ma non... Marketing non si capisce, onestamente. Dovrebbero spiegarla un po' meglio come cosa. Perché stiamo continuando a perdere un pochino. Dobbiamo fare un altro coso. Altro ufficio più grande. E un sacco di future da... Pro, bravi tutti, tipo... Tipo... Benissimo anche così. Benissimo anche così. E va bene signori. Direi che a questo punto ci si può anche salutare qui. Andiamo questi un po' in vacanza, così alla prossima sappiamo che più o meno stiamo così. Che più o meno stiamo così. Non di altro devo andare in vacanza. Dai clan, al barbiere un attimino. Allora, c'è quell'altra che sta studiando, che poi dobbiamo mandare anche lei in vacanza. E sì, sì. E prossima volta che ci facciamo la liveozza, signori, dobbiamo andare a prendere il nuovo ufficio per poter poi assumere altro personale e continuare, vabbè, a fare sostanzialmente questo qua, l'albero delle abilità, da tutte le parti, fino ad arrivare a queste qua un po' più prepotenti, che richiedono statistiche di media 27. Quindi praticamente li dobbiamo tenere tutti livellati, ci servono 10 persone. E arrivare a 27 penso che quello sia la parte più alta. 27. Vediamo pure qua. 28. 28, ok, di statistiche. Quindi poi penso che arriveremo a un punto dove li faremo solo studiare per arrivare a quella... a quelle capacità. Ecco, magari facciamo una cosa: quando prendiamo il nuovo ufficio, un po' li mettiamo a fare determinate cose, un po' li portiamo ad arrivare a una media di appunto 28. La 27 ce ne servono 10. Qua, no, sto cazzo, 31 di media. Statistiche ce ne servono 8, quindi ne dobbiamo portare almeno 8 a 31. Hai voglia, hai voglia. Che per carità, piano piano si fa. Il problema è un po' troppo piano piano, perché noi, per dire, questa qua mo l'abbiamo portata a una buona media, nel senso, questo è il morale, questo è il marketing che non serve per quegli sviluppi. Questa già ci sta, 35, 38, 37. Per carità, continuiamo che fa media pure lui, 36, 40, 35, questa 40, insomma. Comunque non è che ci manca neanche tanto con questi qua che abbiamo, vedi, pure 38, 39, 40... Questa pure ha livellato tanto, quindi siamo lì lì per averli già quasi, No, ma secondo me la maggior parte ce li abbiamo. Guarda questo. Perché poi livellandoli in gruppo non ti rendi conto che effettivamente sono 40 su 40. Questa è arrivata... no, però qualcuno può arrivare a di più. Vedi, questi massimo 40, questa qua arriva a 50. Noi... a 40. Ah, ok, vedi? Il potenziale è un'abilità speciale, questa qua. Il potenziale è più 10 degli altri. Molto bene, molto bene. Va bene, comunque, detto questo, signori, ci salutiamo qui. Questi tornano alle vacanze, perfetto, bravi tutti. E a posto così.